centinaia. Ma io vedo veramente tanta confusione perché con Mare Nostrum ci dicevano che l'Italia da sola avrebbe potuto affrontare l'emergenza. Poi ci hanno detto che bisognava rivolgersi all'Europa e Renzi è venuto in aula dicendoci che l'Europa ci avrebbe aiutato, che avevano trovato l'accordo, se vi ricordate la questione delle quote, che noi dovevamo ridistribuire i migranti in giro per l'Europa e che ci dovevamo fidare dell'Europa, e che la Lega era cattiva quando diceva che non ci fidiamo, non è che non ci fidiamo dell'Europa, non ci fidiamo dei vostri accordi. Adesso, dopo Bratislava, e ci stiamo avvicinando al referendum, e ci stiamo avvicinando al fatto, e Renzi sta capendo che la sua politica in questo momento non funziona, si è parlato di ventotene, ventotene oggi come oggi sembra la famosa barzelletta, c'è un italiano, un francese e una tedesca che parlano di Europa, ma non parlano di niente. E quindi oggi come oggi ci troviamo il Presidente del Consiglio che dice e si rimangia tutto quello che ha detto in questi mesi, e quindi ci dice ce la possiamo fare da soli. Ma cosa vuol fare